e che spero, almeno su alcuni punti, possano incrociare un consenso più ampio rispetto a quello della maggioranza. Mi è parso di vedere che su almeno alcuni punti ci sia una condivisione e questo lo considero positivo. Mi riferisco essenzialmente a un investimento maggiore in cyber security, senza naturalmente far venir meno i principi sacrosanti della privacy, ma sapendo che attraverso la tecnologia oggi si può fare molto di più di quello che si è fatto in passato per individuare i potenziali terroristi e soprattutto per seguirli. Mi riferisco all'investimento sui mezzi delle nostre forze dell'ordine, mi riferisco a un incremento delle disponibilità della difesa non già nella gestione del quotidiano in Italia, ma nella possibilità di intervento all'estero e mi riferisco a un sostegno che abbiamo individuato nella misura degli 80 euro anche per coloro i quali non rientravano nella categoria sotto i 1.500 euro netti al mese, ma che fanno parte delle forze dell'ordine. Su queste misure abbiamo detto diamo un segnale immediato alla nostra gente e diamo un segnale immediato alle donne e agli uomini che vestono un uniforme insieme a noi. Credo che sia un passo in avanti. Mai nessuno aveva investito così tanto nel settore della sicurezza. E tuttavia noi diciamo che non basta, che non è sufficiente.